Ancora 15 giorni per partecipare all'avviso pubblico per le agenzie di cittadinanza del Comune del Centro Servizio del Volontariato di Napoli, un'opportunità per mettersi al servizio della comunità, sviluppando le reti stabili e sostenendo nuove pratiche di welfare territoriale. Possono partecipare organizzazioni di volontariato della città di Napoli in rete con altri enti del terzo settore per un finanziamento pari a 530.000 euro. Con lo scopo di rafforzare le reti territoriali del volontariato e rafforzare tutte quelle risorse e potenzialità che esistono nei territori, quindi valorizzando il lavoro che viene svolto dai tanti volontari ma anche dai cittadini nelle diverse municipalità. 10 agenzie di cittadinanza corrispondenti alle 10 municipalità che nascono dall'esperienza precedente, vale a dire che dalla prima annualità noi abbiamo tenuto molto in conto l'azione di monitoraggio e di valutazione delle azioni che erano state messe in campo e quindi le agenzie sono in qualche modo cresciute di anno in anno. E dopo aver registrato numeri importanti in attività come Banca del Tempo e delle Risorse, assistenza leggera ad anziani e forme di mutualismo tra cittadini, con circa 12.000 prestazioni per 700 anziani assistiti ed oltre 36.000 ore di volontariato, il bando ora si rinnova con ulteriori interventi. Perché riteniamo che la disabilità sicuramente sia un ambito importante di intervento, ma soprattutto che tante persone hanno voglia di essere protagoniste e quindi partecipare proprio anche al cambiamento del proprio territorio. Siamo partiti da assistenza leggera agli anziani e quindi un invecchiamento attivo. Tutte le attività riguardavano prevalentemente proprio gli anziani. Poi pian piano abbiamo visto che invece i territori volevano affrontare quelle che erano le tematiche più importanti dei diversi territori, che sicuramente non erano soltanto quelle relative agli anziani. E quindi quest'anno abbiamo voluto aggiungere proprio le attività rivolte alle persone con disabilità, sempre però con la stessa impostazione, quindi un'assistenza leggera e attività specifiche di inclusione e di coinvolgimento attivo.